La città di Taormina rinnova ogni anno il legame con il cinema e l'appuntamento con un festival cinematografico internazionale che vanta una storia lunga 65 anni. La cornice del teatro antico ha creato ancora una volta quella magica atmosfera che concede allo spettatore di godere dell'evento in modo privilegiato e allo stesso tempo di ammirare il magico panorama rivolto verso il Mediterraneo. L'ultima edizione della rassegna si è svolta dal 30 giugno al 6 luglio 2019. Ed è stata universalmente riconosciuta come quella della rinascita. Una svolta dovuta principalmente alle significative innovazioni che hanno permesso al festival di trovare la giusta sintesi tra la componente più odoriale del linguaggio filmico e quella più squisitamente glamour. Ciao ciao, buongiorno! Ciao! La presenza dei grandi ospiti internazionali si è coniugata naturalmente all'innovativa esperienza del red carpet che ha avuto come location una delle piazze più suggestive che affacciano sul belvedere di Taormina. Ma non ha rubato la scena alle tre sezioni del concorso e ai 78 titoli presenti in palinsesto, tra i quali attesissime anteprime come l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man. Ruolo determinante in questo schema evolutivo lo hanno proprio l'avvento dei mass media, che riescono a sostituire la necessità di un'esperienza diretta vissuta in prima persona, proponendo invece la conoscenza di un mondo mediatico, nel quale gran parte delle realtà socioculturali esistenti entrano nel bagaglio delle conoscenze degli individui proprio attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Vedremo adesso come il festival ha subito trasformazioni continue, dovute alle inevitabili influenze del contesto storico, culturale e sociale in cui viviamo. Seguo personalmente il Festival di Taormina dagli anni 70. Sono cresciuto con il mito e il piacere del Festival di Taormina, che, va sottolineato, è nato a Messina. A metà degli anni 50 un gruppo di imprenditori cinematografici decide di sfruttare l'importanza dell'agosto messinese e allora si decise anche di dare spazio al cinema proponendo 7 film in uno spazio molto bello che si chiamava Il Re Rammare, quindi una dolceria, gelateria con un affaccio meraviglioso sullo stretto di Messina. Dopo il successo della prima edizione nel 55-56, già cominciarono ad arrivare dei divi importanti, come ad esempio una delle prime ad arrivare fu Ingrid Bergman. Taormina era diventata una località già molto importante e molto esclusiva. Svelato questa meraviglia di teatro che già aveva incantato Goethe, si decise di fare alcune serate, oltre che a Messina, anche a Taormina. Un incremento divistico che ebbe una netta impennata con l'arrivo a Taormina dei Davide Donatelli.
un premio che veniva destinato non soltanto ad attori italiani, ma in quel periodo lì anche a attori stranieri, Liz Taylor e Richard Burton, altri due divi che poi passano a Taormina grazie ai premi David di Donatello. E Taormina in quel periodo non è importante tanto per i film che vengono presentati, ma è importante per la grandissima quantità di divi americani, di registi e di produttori che vengono per le serate del David. A Taormina si escogitavano delle situazioni per rendere indimenticabili queste serate, che a un certo punto vennero chiamate Notti delle Stelle, ma anche perché a tutti gli spettatori veniva consegnata una candelina che si accendeva simultaneamente creando un effetto veramente affascinante, e molti dei divi venivano fatti scendere dall'alto della cavea, una tradizione che quest'anno nel 2019 l'organizzazione di Videobank in qualche modo ha voluto riprendere con le personalità in alto al teatro, attraversando il pubblico che chiaramente si scatenava al loro passaggio. Tra il 68 e il 69 c'è una prima grande svolta, il festival introduce appunto una manifestazione che diventa un vero e proprio concorso. In quegli anni arrivano a Taormina dei grandissimi artisti, allora sconosciuti perché il concorso era riservato ad opere prime, tanto per citare alcuni nomi: Woody Allen, Steven Spielberg e Peter Weir. Nel 1981 si decide, quasi a ridosso della creazione di Taormina Arte, di introdurre delle proiezioni speciali per il teatro antico, quasi tutte di produzione americana, ed è una tradizione che da allora è rimasta. Quest'anno ad esempio abbiamo avuto Spider-Man. Lui è il signor Beck. Alla fine degli anni 90 ci sono stati due anni di direzione di Gianluigi Rondi, una direzione abbastanza conservatrice. Quindi al termine del 1990 si decise proprio, il comitato di allora decise di rompere tutti gli schemi e fu chiamato alla direzione artistica un giovanissimo Enrico Ghezzi. Vorremmo davvero praticare ogni genere di perversione cinematografica, ogni genere di accostamento, per amore, non per ingiuria. Il suo Festival del Cinema dal 91 fino al 1999 sono stati anni molto intensi, di cinefilia assoluta. Non sempre comprese dal grosso pubblico e dall'organizzazione, tanto che Ghezzi nel 95 fece un'edizione brevissima, di soli 3 giorni ad agosto. Nel 96 invece addirittura non ci fu un'edizione estiva, sembrava che il festival non ci sarebbe proprio stato. Con un'idea veramente importante, Ghezzi ottenne di poter fare delle giornate a dicembre, e quell'edizione invernale fece molto riflettere anche sul piano del costume e dell'economia turistica, perché Taormina era nata per il turismo invernale. A Ghezzi successe Felice Laudaddio nel 1999, anche là sono stati anni di successo, di un successo travolgente. Dopo Felice Laudaddio, Deborah Young. Che è una critica cinematografica americana, però enormemente amante dell'Italia e soprattutto del Mediterraneo, che propone una formula interessante, cioè dedicare il festival ogni anno a un paese del Mediterraneo. Nel 2000 Taormina si inserisce e riesce ad esempio ad avere la prima mondiale di Mission Impossible 2 alla presenza di Tom Cruise. In quegli anni vengono anche ad esempio Michael Douglas, Antonio Banderas, quindi c'è una lunga tradizione di amicizia tra Hollywood e Taormina.
Gli ultimi 5 anni sono stati anni di grandissima tempesta alla direzione artistica di Mario Sesti. Nel 2017 c'è stato un periodo di grave crisi, intanto determinata da un'assenza di contributi, per cui è stato necessario predisporre un bando e affidare all'esterno lo svolgimento e l'organizzazione del Festival del Cinema. Nel 2017, per problemi legati a dei ricorsi che sono stati presentati, non è stato possibile affidare l'incarico, per cui ho personalmente, assieme a un gruppo di lavoro, garantito la continuità della manifestazione nelle ultime due edizioni, 2018 e 2019. Sono stati, come dire, portati benissimo a compimento con direttori artistici Silvia Bizzio e Gianvito Casadonte, che hanno introdotto delle novità importanti, come ad esempio il red carpet in Piazza 9 Aprile. Dà la possibilità ai fotografi e anche ai turisti, agli spettatori, di poter avere i divi a contatto immediato prima ancora di vederli sul palcoscenico del Teatro Antico. È stato fatto l'affidamento alla società Videobank, in cui ci legano antiche presenze, perché ha svolto per il Festival del Cinema di Taormina delle importanti attività per le riprese dirette. È stato un modo che ha rivoluzionato, diciamo, la comunicazione nel Festival del Cinema, che ha anticipato anche altri più importanti festival europei, che solamente qualche anno dopo del Taormina Film Fest hanno avuto accesso a questa metodologia di comunicazione e di diffusione delle notizie. Ho collaborato con Taormina Arte per oltre 20 anni. Negli ultimi anni, in particolare, il modo di trasmettere l'idea del festival è cambiato notevolmente. Ne sono stata in parte testimone. Nella seconda metà degli anni 90 è arrivato internet, innanzitutto per l'avvento dell'email, che in 2 secondi arrivavano comunicazioni che normalmente erano trasmesse via fax o via telegramma e così via dicendo. E poi anche questa possibilità di inserire i video, quindi la testimonianza non più solo raccontata su carta per iscritto, ma una testimonianza a voce, una testimonianza con il video. Però erano belli anche quei tempi, perché in qualche modo uno si immaginava. E allora le parole scritte dei giornalisti, le parole parlate di chi raccontava, diventavano un'immagine nel nostro cervello. Ma non voglio essere troppo nostalgica.